Sonia, tu sei la coordinatrice di questa squadra di lavoro che ha operato qui all'Istituto Leonardo Vaccari con bambini con vari livelli di apprendimento, varie abilità e diverse abilità. E voi avete saputo molto intelligentemente inserire i tablet nella didattica vostra tradizionale, che è già una didattica molto molto speciale. Quindi, come avete lavorato, mi dicevi che siete partite da un cercare di conoscere bene il dispositivo e come potesse inserirsi Sì, utilmente. nella nostra realtà, che appunto è una realtà speciale, accogliamo soprattutto disabilità molto importanti, associate anche a ritardi cognitivi importanti. Quindi ci siamo proprio chiesti come potevamo quindi inserire questo strumento in questa nostra realtà. Abbiamo fatto un po' di ricerche su internet e abbiamo trovato delle applicazioni di lavori che comunque i bambini già conoscevano, perché sono tutti giochi che noi abbiamo a livello proprio materiale, insomma, delle scatole, ecco, lavori. Possiamo quindi sintetizzare questa cosa a dire che sono tutti lavori che vanno a richiamare quella che è l'area senso-percettiva, quindi l'abbinamento dei colori, delle forme, lavori anche sulla memoria e sull'attenzione, quindi giochi di memory. E per alcuni, quindi per alcuni bambini che il livello cognitivo può essere definito medio grave, abbiamo anche inserito applicazioni per la prescrittura e per la conoscenza dei numeri entro il 20. E noi siamo molto soddisfatte di questo lavoro, i bambini hanno risposto bene perché, come dicevo anche prima, è migliorata, soprattutto sono migliorati i loro tempi di attenzione. Se mentre prima si distraevano facilmente e le attività erano anche diventate ripetitive, questo invece ci ha permesso proprio di presentare la stessa attività ma in modo diverso, in maniera quindi più accattivante, perché sia per il suono, sia per i colori. E l'altro aspetto quindi che io aggiungerei importante è che soprattutto quando vedevamo che il bambino comunque si stancava o si annoiava anche un po', potevamo facilmente cambiare attività e proporre, quindi, proporre un qualcosina anche di più leggero che in quel momento quindi serviva al bambino. Tu mi Quindi, dicevi però che questi dispositivi in questo tipo di classi particolari vanno in realtà preparati, nel senso che una schermata con tantissime icone può diventare confondente e quindi voi avete scelto di caricare le icone che i bambini o i ragazzi devono utilizzare in una pagina soltanto, per esempio mettendone di meno, ecco. perché comunque il concetto di icona è utile e fa parte del vostro percorso educativo, però ci sono tante altre variabili a cui voi dovete dare Assolutamente, attenzione, come per esempio possono assolutamente. esserci anche delle applicazioni con dei suoni fastidiosi per alcuni bambini, quindi è tutto molto più delicato. E che mi dicevate anche che soltanto per ora, per la fase iniziale, le applicazioni che state trovando sono utili, peraltro sono purtroppo solo in inglese, quelle che Sì, più la maggior parte. strategiche per voi, per cui il percorso con i tablet possiamo dire che definitivamente può trovare spazio anche in una situazione di una scuola speciale, ma sarebbe auspicabile poter costruire dei percorsi quasi sartoriali, Sì, quindi delle app sartoriali poterle per i proprio vostri sì, bambini. costruire sì, noi per rendere sempre più adatte alle esigenze dei nostri bambini, assolutamente. Anche perché immaginiamo poi che quello che abbiamo trovato, anche per il loro interesse, è un tempo limitato, cioè rischiamo poi che anche queste possano ricadere in quella routine, in quella ripetizione che assolutamente cerchiamo di evitare. Quindi sì. Le Come hanno reagito le famiglie a questo famiglie, devo dire, percorso? molto bene, sono molto contente e anzi, anche ci sono anche alcune famiglie, alcuni genitori dei bambini che non sono stati coinvolti, che sono rimasti molto male. E ci hanno chiesto poi i motivi perché alcuni bambini sì ed altri no. Quindi abbiamo dovuto dare anche delle spiegazioni e molti di questi genitori ci hanno richiesto proprio di ampliare anche ad altri. C'è da dire che ci si può ragionare su questo anche se gli altri bambini hanno dei ritardi
cognitivi importanti, ma soprattutto anche delle difficoltà motorie molto serie, essendo tutti bambini con paralisi cerebrali e tetraparesi. Però sono richieste che comunque ci vengono da genitori anche di questi bambini qui. Sì, prego. Grazie.